Morelli, sentiamo un attimo il portiere titolare di questa Geotargeta, giovanissimo, il portiere si chiama Cienzo, quindi Emanuele Cienzo. Allora, un'esperienza sicuramente importante che si è chiusa con una salvezza in casa e sicuramente una partita, una prestazione molto positiva della squadra, no? Sì, salve a tutti, buonasera. Sì, quest'anno è stata una grande esperienza, ho fatto un grande impatto per la prima volta nel massimo campionato, ho ringraziato molto la società che mi ha dato questa possibilità. Onestamente i presupposti di inizio campionato non hanno potuto confermare quello che alla fine è successo, la salvezza. Devo dire che è stato un aiuto da parte del gruppo che ha potuto confermare il successo totale. Lo dobbiamo a coloro che hanno creduto in noi, in particolar modo al nostro mister Onelli, che ha creduto in noi. Sicuramente è un progetto importante, perché comunque partire con una squadra giovane sicuramente nei prossimi anni sarà sicuramente molto più interessante. Com'è stato la squadra che più ti ha impressionato qui al Parlamento, ma durante il campionato che potevate battere, ma che comunque sempre per problemi legati alla vostra giovane età non siete riusciti a batterlo? A mio avviso sembra essere proprio il sentito derby. Devo dire che quello disputato al Parlamento ci stava concedendo un secondo miracolo che accadde negli anni precedenti. Devo dire che avevamo impiegato le massime forze, ci sono stati tutti i presupposti per poterla vincere, ma l'inesperienza, il primo approccio al massimo campionato non hanno potuto confermare di darci questa grande vittoria. Parliamo un attimo dell'ultima gara col Palermo, mi hanno parlato di una grande prestazione della squadra. Sì, noi abbiamo dato il tutto, il Palermo giocava senza alcuno stimolo, abbiamo dato il massimo, ci eravamo preparati al meglio in settimana, abbiamo fatto diverse sedute, due settimane di preparazione intensa, quindi ce l'aspettavamo la vittoria. C'era la paura della partita del pomeriggio comunque, no? Sì, attendavamo il successo in tarda serata che si è potuto confermare vincente a nostro favore. Purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di esultare al momento stesso della conclusione della partita. Adesso ancora non è finita, sono le finali under 20. Sì, infatti i ragazzi, gli under 18-19 della nostra squadra avranno la possibilità di mettersi in mostra a livello nazionale. Spero che ci riusciranno almeno di arrivare tra le prime quattro. Questo è l'obiettivo che in mente avrà la società, a mio avviso e anche secondo la mia opinione. D'accordo, allora appuntiamo alla prossima, in bocca al lupo alla prossima stagione. Ancora grazie e buona serata a tutti.